Questa fascia di terra riarsa che gli uomini hanno strappato al mare con un impegno puntiglioso e preciso. Appena ad ovest di Genova sorge lo stabilimento siderurgico Oscar Sinigaglia. È qui, dove la natura viene respinta oltre gli altiforni, al di là dei gasometri, che un giorno sono arrivati a lavorare alcuni dei più celebri scultori contemporanei. Fra queste strutture, tra i laminati, le bramme d'acciaio, i pani di ghisa, in un cielo sempre carico di acri velature, essi hanno realizzato le loro opere, poi apparse insieme a molte altre in una mostra che il critico Giovanni Carandente ha ordinato nelle strade, nelle piazze, negli angoli più misteriosi e imprevisti di Spoleto. 10 scultori tra il fuoco, il coc, le scorie. Le suggestioni sono infinite, infiniti i frammenti, i fili, le allusioni. Ecco Lynn Chadwick. Muto, assorto, lo scultore inglese segue la mano dell'operaio che colora le sue due figure alate. Una è nera, una gialla. Sono spettri, relitti allucinanti o forme di esseri invincibili arrivati da un cosmo sconosciuto. Lo scultore Pietro Consagra, vincitore della Biennale del 1960, lavora a una di quelle opere che da qualche tempo chiama Colloqui. Un disegno perfetto, calcolato, definitivo, costituisce l'elemento nel quale l'artista si chiude, costruisce e determina i suoi pensieri. Dai disegni al modellino d'acciaio, alla grande versione che si chiamerà Colloquio col vento e che vedremo più avanti a Spoleto, niente è casuale nell'opera di Consagra. Avvoltri, in uno stabilimento dove fino a qualche anno fa i laminati si producevano ancora con i sistemi tradizionali, lo scultore americano David Smith ha trovato un mondo di cose che gli sono congeniali. Dal suo incontro con gli oggetti di Voltri uscirà la rappresentazione più clamorosa della mostra di Spoleto. A David Smith piace tutto. I martelli, le file di tenaglie, i compassi, i calibratori, i lingotti d'acciaio, un binario, un carrello, le ruote.
Dalle sue mani reinventati, essi tornano nella luce come totem ironici e impenetrabili o cupi oggetti magici di una civiltà perduta coi diluvi primitivi. Siamo a Spoleto, qui dove tutto sopravvive nella misura e nel limite dei suoi muri meravigliosi, le opere della mostra realizzata da Carandente si sono inserite nella strada in maniera violenta. Convulse, aspre, tormentate, provocatorie, ciascuna di queste espressioni plastiche di metallo rivela un'invenzione, un'intensa ed estenuante ricerca. La maggior parte di esse, di dimensioni molto grandi, è stata trasportata dalle acciaierie di Cornigliano a Spoleto con gru e carri attrezzi, quindi montate sul posto. Quest'opera di Nino Franchina verrà innalzata tra poco, mentre la scultura di Alexander Calder, uno dei grandi maestri del nostro secolo, viene costruita su un modellino. Gigantesca e apocalittica, si erge tra i fabbricati anonimi della stazione. Le colline lontane sembrano appiattirsi nel cielo. Ecco poi la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro. È una figura di Carlo Lorenzetti, terribile e pacata, in un angolo silenzioso della città. L'estro di Ettore Colla ha inventato questa composizione con oggetti residuati nella maniera raffinata e vagamente dadaista che gli è abituale da tempo. Nel verde di Piazza Campello appare un rilievo di Eugenio Carmi, acciaio che l'artista ha reso in geometrie lucide, pure, quasi minerali. Ora la scultura di Nino Franchina è stata innalzata. Fra le architetture della piazza del municipio si innalza verso il cielo, lo trapana. Tutto si frantuma intorno ad essa, i muri centenari, i portali di pietra, i quadranti delle meridiane. Nel suggestivo scenario della piazza del mercato, tra la fontana, i capricci dell'orologio, i balconi di ferro battuto, è stata posta la scultura di Pietro Consagra, quel colloquio col vento che abbiamo visto nascere e che qui trova il suo respiro ideale, alla confluenza di antiche, gelide strade. Un altro dei colloqui di Consagra, il colloquio spoletino, chiude invece un altro sbocco, ripido e angusto. Nella silenziosa piazzetta della Genga hanno trovato posto le due figure alate di Lynn Chadwick. Fra queste case e queste finestre, dove l'intonaco e i fiori si annientano al cospetto di tale violenza, esse ci allarmano ancora di più che nella grande acciaieria. Intanto, in un altro angolo, come una bestia mitica, si è posata una terza, più allucinante opera di Chadwick. Sotto il campanile di San Domenico, in un'ombra di alberi, servita sino ad oggi solo per riparare le automobili dal sole o i giochi dei bambini i pomeriggi d'estate, ecco un'elegante scultura di Beverly Pepper, un'americana che vive in Italia da più di 10 anni, dove ha appreso a unire la sua forte vocazione poetica a un mestiere scaltro e raffinato, qui molto bene sfociato nel dono di Icaro, sospeso lievissimo nell'aria. Tra i 10 artisti che hanno lavorato nelle acciaierie resta David Smith. Lo abbiamo visto molare i suoi totem, raccogliere macchine, oggetti, utensili,
E qui ne ritroviamo il forte candore, la sottile ironia, negli scavi del Teatro Romano di Spoleto, dove le sue opere si ergono in mezzo alle gradinate come carri d'eroi, fantasmi e divinità, ritornati a guardarci per un'ora dall'infinità del tempo.